sempre stato abbastanza bravo a gestire anche queste cose, perché comunque molta gente che magari non capisce tanto si aspetta sempre il massimo. E io mi trovavo magari in difficoltà. Cioè, tu giustamente tu dici, se uno vale 2-3 milioni negli allievi deve fare 6 gol a partita. Anche 7. No, assolutamente. Però vabbè, diciamo che comunque una volta che mi sono ambientato anche qua all'Inter è stato tutto più semplice e quindi ho passato anche bene quell'infortunio, diciamo. Ne avete mai parlato sia di questi gol che in generale della sua carriera? Beh, a casa ogni tanto si parla un po' della sua carriera, dei suoi gol, in particolar modo mi mostra sempre i gol. Lo fa vedere, sì. Tu sai che adesso dovrai vendicarli, cioè dovrai segnare tu qualche gol. Beh, dai, la fortuna c'è anche lui e lui sono io, quindi sì. Io cerco di dare al massimo punto per l'Inter. Non ti ha mai pesato questa cosa? No, sinceramente no. Avere il padre che ha giocato in Serie A e quindi... No, per me no. Io mi sono fatto trovare pronto, mi hanno detto, Sama del direttore mi ha detto che ci sarebbe stata questa opportunità di andare con la prima squadra, visto che qualcuno si era fatto male, io mi sono fatto trovare pronto e sono andato a disposizione. Sì, tra l'altro vi è andata bene, li avete trovati tutti imballatissimi, voi invece sgambettavate, pronti via, prima partita, assist tuo, gol di cappello. Sì. Il giorno dopo i giornali li ha comprati tutti? No, dico la verità, Mr. Sam mi ha detto di non guardare quelle cose, non leggere. E quindi ho cercato di... ero segregato in albergo e poi però insomma, che cosa... a vederli così da vicino, cos'è che ti ha impressionato di più? L'umiltà e la voglia di migliorarsi. Alle finali però... poi soprattutto se fai 3 gol si incomincia a leggere sulla Gazzetta il giorno dopo qualcosa e lì rischi di montarti la testa, non è facile. Non è facile perché sicuramente andando avanti, come hai detto tu, alla fine sei sempre sotto l'occhio dei riflettori. Certo. Però qui sta nella capacità del giocatore, che deve essere bravo a rimanere umile e stare sempre concentrato sul campo e non farsi attrarre dalle cose esterne che lo possono solo che rovinare. Bisogna stare attenti e concentrati sul campo, sia dentro che fuori dal campo, perché può bastare anche una parola di troppo per rovinarti magari una carriera. Abbiamo anche diversi compagni del Milan a scuola nostra, no? Quindi parliamo... Ma sei in classe con qualche giocatore del Milan? Sì, sono in classe con due ragazzi del Milan, infatti parlavamo... E quindi cominciate... Parlavamo del derby, di questa partita qua, e io gli dicevo, siete pronti? Loro mi fanno, noi siamo pronti, però hanno rinviato la partita. Gli faccio, avete paura? Paura. A gennaio tocca. No, a gennaio per noi non c'è fretta, l'importante è che arriva e è il campo che decide, come dicono sempre. Quindi. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...